Eccoci ragazzi. Primo vlog in Italia. Sì, primo video in assoluto. Adesso raggiungiamo il lago e facciamo due chiacchiere lì. Siamo a Orta San Giulio, questo posto è un po' particolare per noi, veniamo spesso, soprattutto in settimana. È molto tranquillo, non è lontanissimo da casa nostra, è circa un'oretta d'auto. Sì, e quindi veniamo spesso, soprattutto in settimana, sì. È stra rilassante, cioè sono un sacco di passeggiate e panorami carini. Ecco, qui praticamente ci troviamo in questa passeggiata che poi porta al centro di Orta San Giulio, e questa qui è una passeggiata che costeggia appunto il lago senza protezioni, infatti come vedete qua. Qui dietro c'è l'acqua, guardate, ed è davvero carino. E poi qua è molto tranquillo, c'è una pace, davvero bello. Io riprendo te, tu riprendi me? Facciamo il video a vicenda. Dai. Eccola qua. L'Italia è bellissima, ci sono mancate queste passeggiate, vero? Sì, un sacco. Poi di solito noi ci compriamo i panini da portarci, scegliamo un pontile e ci sediamo lì con una tovaglietta e facciamo il picnic. Soprattutto in settimana, poi che c'è pochissima gente, questi posti sono speciali. Davvero è fortunato chi vive qua. Un'altra cosa che ci piace davvero tanto qui è l'acqua, perché è strapulita rispetto ad altri laghi, ma anche perché credo che qua ci sono piccole imbarcazioni, piccole barchette, quindi non ci sono grossi traghetti, ecco. Infatti l'acqua è molto pulita, è davvero bello, ci piace anche un sacco il colore. Infatti poi qua nel lago ci sono dei punti dove ci sono le spiagge, dove appunto si può fare comunque il bagno, davvero bello. Prepariamo la nostra tavola. Raccontaci il menù. Allora, il menù di oggi è un bel pane fresco, prosciutto e provola. Dopo 8 mesi d'Asia non sapete quanto mi è mancato il prosciutto, quindi va benissimo un panino per oggi e poi la frutta. Esatto. E questo è il panorama stupendo. Oh, ragazzi, ma che cibo abbiamo noi? Un'altra cosa che ci è mancata tantissimo in Asia, soprattutto a me a volte, mi ha fatto anche soffrire perché sono una mangiona, è il cibo. Ogni tanto alla sera ci trovavamo a ripensare alle cose buone che abbiamo. La semplicità delle cose, quanto sono belle. Quanto ti fa stare bene queste cose qua semplici? A me tantissimo, anzi a noi tantissimo. Buon appetito! Buon appetito! Buono! Adesso vogliamo iniziare a parlare di quello che abbiamo promesso nel video. Esatto. Che come al solito ci perdiamo via e dopo perdiamo i pezzi. Anche perché io sono un po' imbarazzo a parlare, sì, in italiano, perché qui tutti ci capiscono. Lei è in imbarazzo, io no. Infatti avevo paura di questo momento, ma vabbè, cioè, ci faremo l'abitudine. Si trovava bene in Asia perché tanto non la capivano. Esatto. Adesso un po' mi imbarazzo, però dovrò superare anche questa se vogliamo continuare a fare YouTube. E siccome ci piace, vogliamo continuare a farlo.
Esatto. Devo superare le mie paure. Quindi, dopo 7 mesi in Asia, il rientro come sarà stato? Esatto. Difficile. E tra l'altro se ripartiremo, quindi continuate a guardare il video, perché poi risponderemo a questa domanda alla fine. Come dicevamo prima, la domanda che ci hanno fatto più di tutte è stata: com'è andata la vacanza? Ma non è una vacanza 8 mesi di viaggio. No, assolutissimamente. È più un'esperienza. Io assaggio nel frattempo questo biscotto. Esatto, quindi questa cosa qua ci fa un po' ridere e ci spiazza ogni volta che ce lo chiedono: com'è andata la vacanza? E noi diciamo: bene. Se vacanza si può chiamare, magari. Esatto. Diciamo che in vacanza si notano solo più che altro le cose positive di un posto, invece viaggiando per tanti mesi comunque ci si trova ad affrontare tante volte anche un po' di stress e di difficoltà, non sempre si hanno i propri comfort. Esatto, si scende a compromesso parecchie volte. E più che altro abbiamo viaggiato anche in un periodo un po' particolare, nel senso che è stato quello del Covid, quindi ogni volta che ci muovevamo dovevamo informarci delle varie regole, tamponi, esatto, eccetera, quindi a volte è stato un po' stressante, e anche cambiare posto ogni volta, dove dormire. Tra l'altro regole che cambiavano ogni 10-15 giorni. Esatto, e anche ad esempio l'alloggio, i posti dove dormire, a volte si è super fortunati perché si trovano delle offertone e si dorme davvero in dei bellissimi posti, altri magari si è convinti di aver prenotato bei posti, ma in realtà poi ci si deve un po' adattare. Esatto, però vabbè, fa tutto parte del viaggio. Esatto. Un altro, se si può così dire, contro, diciamo che il cibo, la nostra cultura del cibo, come avete visto prima come sono impazzita per il prosciutto, che mi è mancato tantissimo, è molto forte. Io c'è stato un periodo che non sono stata tanto bene in Thailandia e lì non ce la facevo proprio a mangiare, non volevo più vedere né riso né niente, volevo una mia pastina. Esatto. Sì, soprattutto quando non si sta bene si pensa subito a casa. A casa, esatto, penso sia una cosa normale. Esatto, quindi la prima domanda che ci fanno è: com'è andata la vacanza? E noi: molto bene. Venite a Orto a San Giulio, dovete fermarvi in questo posto a bere il caffè perché è delizioso, sì. Il proprietario è molto gentile, si chiama The Palace. The Palace, esatto, si trova giusto nella vietta che poi conduce al centro. Okay. Molto buono il caffè, è delizioso. La seconda domanda più famosa è: com'è di là? Com'è di là? Com'è là? E comunque è una domanda molto generica e si fa davvero fatica a rispondere in pochi secondi. E alla fine si è arrivati alla conclusione che ogni posto c'è i suoi pro e i suoi contro. Diciamo che è una cosa che forse ci ha colpito tanto del sud-est asiatico e dell'Asia in generale: la semplicità e la genuinità, ecco. Esatto, le persone sembrano molto, sì, più genuine, appunto, anche nei modi, anche ad esempio solo scattandoti una foto insieme, anche, esatto, con uno sconosciuto, sì, sono cose che davvero rilasciano un sacco di positività e cioè a volte noi rimaniamo proprio anche, sì, stupiti di queste cose. E questo ci è successo tante volte, quindi diciamo che sì, la semplicità, ecco, magari meno formalità anche quando magari si va nei posti, nei locali, questo aiuta ad essere un po' più rilassati, quindi sì, dai. Anche perché dal punto di vista paesaggistico ogni posto secondo me davvero rilascia qualcosa, quindi come vedete anche qui posti belli in Italia davvero non ci mancano, esatto, quindi tutti i posti offrono qualcosa di positivo. Senz'altro. Forse l'Asia a noi, appunto, quello che ci ha rilasciato è proprio la semplicità, anche la meno formalità nel vestire, ci, esatto, sentiamo un po' più liberi, sì, sotto quel punto di vista, noi che non siamo molto appassionati di moda. Di moda, esatto, per niente. Cioè io a volte veramente, cioè praticamente in 8 mesi ho messo solo un unico paio di ciabatte e basta. Esatto.
noi comunque viaggiamo per estrema curiosità, non per fare necessariamente un confronto tra un paese e l'altro, e quindi cerchiamo sempre di prendere il lato positivo, ecco. Sì, spesso diciamo i nostri parenti, amici ci chiedono proprio un confronto, esatto, tra le due cose, ma ci sono i pro e contro dappertutto. Anche qui a casa nostra in Italia, quindi noi viaggiamo appunto solamente per sfamare questa forte curiosità, esatto, e non necessariamente per fare poi un confronto o... Sì, diciamo che la cosa che ci diverte nel viaggiare è proprio vedere le cose diverse dal nostro quotidiano, sì, e ordinario, quindi esatto, noi prendiamo spunto, ci divertiamo a vedere cose un po' diverse da, sì, dagli altri, da quello che siamo, sì, abituati a vedere, quindi questo ci diverte, sì, parecchio. Sì, diciamo che questa appunto per noi è la parte divertente. Ok, un'altra piccola curiosità è il perché siamo tornati. Esatto. Allora, noi abbiamo la nostra casa qui e quindi abbiamo delle responsabilità e dobbiamo di conseguenza prendercene, sì, cura. Non possiamo stare un anno consecutivo, esatto, fuori casa. Ogni, esatto, tanto dobbiamo tornare. Un'altra cosa importantissima è che dobbiamo fare un upgrade dell'attrezzatura. Sì, abbiamo comprato un po' di attrezzatura e quindi dovevamo per forza tornare qua, quindi ci saranno delle novità sia per questo canale, e poi vabbè abbiamo altri progetti, quindi dovevamo comprare un po' di attrezzatura. Esatto. Un po' tanta. Quindi vi faremo anche un video, avevamo pensato, a parte sulla nostra attrezzatura, sia quella che abbiamo usato base per iniziare il nostro, esatto, canale YouTube, perché non sapevamo, l'abbiamo iniziato da poco come sapete, sì, e quindi non sapevamo se ci poteva piacere o se ci trovavamo bene anche a filmare, se avevamo il coraggio, esatto, di intraprendere questa cosa. No, essendo una cosa nuova, insomma, siamo partiti un po' più tranquilli e, esatto, poi vedere. Quindi essendo che comunque la cosa ci piace e ci diverte, abbiamo pensato di buttarci un po' di più in questa avventura. Sì, se ci sostenete anche, noi l'apprezziamo tantissimo, tanti di voi lo stanno già facendo, sì, e questa cosa ci fa divertire, esatto, un sacco. Esatto, basta appunto commentare e mettere il mi piace al video, e se riuscite a iscrivervi molto meglio, e questo comunque ci aiuta davvero tantissimo. Il nostro vuole essere un canale semplice, spensierato, esatto, non tratteremo mai argomenti troppo pesanti, ma forse condivideremo solo le nostre impressioni, come, sì, magari già abbiamo fatto, però è un momento di svago, esatto, dovrebbe essere, vorremmo che fosse in, sì, italiano, sì, ci teniamo tanto a fare contenuti di questo genere, sì, diciamo portare solamente positività, sì, cose leggere, spensierate, ecco. Sì, e nel frattempo, sì, vi portiamo in giro con noi, facciamo vedere quello che, sì, viviamo, eccetera. Quindi e questo sarà il futuro del nostro canale Valensa. Bravo, bravo. 92 minuti di applausi. Un'altra domanda che ci fanno spesso è se ripartiremo. E la risposta è? Certo, tra poco, circa un mese e mezzo. Quindi giusto il tempo di riorganizzare il prossimo viaggio. E poi siamo ancora nel sud-est asiatico, tra l'altro. Sì, terremo come base la Thailandia perché, sì, è il posto dove ci troviamo bene, ci, esatto, sentiamo più a nostro agio in assoluto, e la useremo come base per poi cercare di visitare altri paesi. Sì. Tra cui ce n'è uno che ci ispira da tanti anni e non siamo riusciti ancora a visitarlo appunto per il Covid, che è il Giappone. Esatto. Vediamo se riusciamo ad organizzarlo per... Sì. Il prossimo round. Comunque, appunto, essendo che utilizzeremo la Thailandia come base, ci saranno molti contenuti appunto in Thailandia, quindi se siete interessati anche e soprattutto alla Thailandia, restate nei paraggi del nostro canale, perché comunque ci saranno tanti contenuti proprio specifici sulla Thailandia. Adesso cosa facciamo? Continuiamo a salire sulla cattedrale? Sì, vediamo. Sì, sì, vediamo, okay, dall'alto panorama. Il panorama, dai. Come al solito, nel nostro stile, forse quello più di Valentina, abbiamo fatto il giro più lungo perché ci sono delle scale di qua, invece noi siamo passati in mezzo alla strada, con il giro più largo. Tanto siamo quasi arrivati. Il Sacro Monte è un complesso di 10 cappelle, tutte affrescate, entrata a far parte del patrimonio dell'UNESCO nel 2003. Il percorso è molto bello e immerso nella natura, ma noi siamo venuti qui soprattutto per la bellissima vista sul lago e sull'isola di San Giulio. Come avete visto, la vista da quassù è molto bella, soprattutto sull'isola di San Giulio, quindi
ve lo consigliamo tantissimo se siete qua nei paraggi. Quindi noi praticamente siamo tornati appunto a casa nostra per un periodo, ma ripartiremo come abbiamo già accennato, quindi ci sarà forse qualche altro video qua diciamo a casa, e poi si riparte con la prossima avventura nel sud-est asiatico con tante nuove avventure appunto e tanti video ancora. Quindi rimanete nei paraggi di questo canale, iscrivetevi, mettete mi piace, condividetelo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie! Cos'è un coccolone? C'è un coccolone tu! Valentina ha trovato il suo amico. Un coccolone! Eccoci! Ci troviamo a Orto San Giulio. Questo è un posticino. Dai. Allora. Non so registrando. Certo. Ah, già iniziato? Allora. Fai paura quando schiacci te. Perché? Non ti fidi? No, no. Va bene. Hai dato ampie prove di questo. Pronto? Vai, pronto. Ok.